Tre giorni dedicati a Don Primo Mazzolari, la seconda edizione dell'evento si terrà ovviamente a Bozzolo, dove Don Primo ha predicato nella parte più importante della sua carriera ecclesiastica, dal 10 al 12 settembre, dunque nel prossimo weekend, con un intenso programma di approfondimenti e dialoghi sull'uomo, come piaceva dire a Don Primo, organizzato dalla Fondazione Don Mazzolari. Si parte venerdì alle ore 17:30, si chiude domenica alle ore 20 con la cena comunitaria, in mezzo tanti eventi e personaggi, tra i quali spiccano Carlo Lucarelli, Renato Bottura, Cocchi Ponzoni del duo Cocchi e Renato, che darà vita al recital su Don Primo Mazzolari, e il campione di calcio Roberto Boninsegna. Il programma completo si può trovare sul sito della Fondazione Don Mazzolari. I temi sono tra i più svariati, così come gli ambiti, dalla letteratura alla musica al teatro all'economia allo sport, sempre in rapporto alla religione e alla predicazione di Don Primo. Tre giorni di peso, insomma, come piace sottolineare al parroco Don Luigi Pisani, tra i più grandi studiosi di Don Mazzolari sul territorio. Noi facciamo in modo che, insomma, questa figura qui, ma anche il valore, così, tanti valori ecclesiali, abbiano una valenza la più ampia possibile, no? Oggi c'è bisogno che la figura di Mazzolari possa coinvolgere e ispirare un po' tutti questi settori del vivere umano, ecco. Penso che il titolo di quest'anno, che il valore dell'uomo e dell'umano, il di sopra di tutto, sia un tema che può interessare anche lo sport, tanto per dire, ecco. L'economia, no? E così via. Cocchi è stata una bella figura perché l'abbiamo intuito come uno che è sensibile anche a questi valori.